Amiche ed amici di animemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi vogliamo parlarvi di Naruto, o meglio del finale della serie di Naruto. Rispetto agli altri video, questo mese vi proponiamo un video diverso rispetto agli altri, o meglio, un doppio video, un doppio formato della nostra recensione. Per chi volesse vedere tutte le nostre considerazioni, per chi volesse sapere tutto ciò che pensiamo della serie di Naruto in generale, allora può guardare il video che troverà sicuramente in descrizione. Per chi invece volesse soffermarsi soltanto sul finale di stagione, allora vi consigliamo di guardare il nostro video subito dopo la nostra sigla. Il finale di stagione di Naruto è qualcosa di eccezionale e di magnifico, che riuscirà a tenere alto il nome della serie e che soprattutto non riuscirà a tenere fede alla serie e a non deludere le aspettative dei propri lettori. Arriviamo nei momenti salienti della serie, ovvero nella spiegazione di perché, il per come è nata la grande guerra, da chi è stata messa su, ovvero da Madara Uchiha, che ha praticamente giocato con la vita di Obito, facendogli fare tutto ciò che ha rappresentato l'organizzazione Alba, la caccia dei cercoteri, eccetera, delle forze portanti, eccetera, 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 arrivando ad un finale di serie che è impostato come una serie di scatole cinesi. Il lettore arriva a delle consapevolezze che puntualmente vengono sovvertite. Mentre sappiamo che l'artefice di tutto è Obito, il super mega cattivone, il boss negativo della situazione, veniamo a conoscenza che in realtà è stato manovrato da Madara, che ha agito per le sue personali motivazioni, per arrivare poi alla consapevolezza che Madara viene utilizzato, sfruttato come un vuoto burattino da Zetsu Nero, che non è stato frutto di una sua tecnica, ma bensì è l'ultimo figlio di Kaguya, la grande dea, colei che ha portato il chakra nel mondo ninja. Insomma, un finale dopo questi momenti, dopo un livello di spettacolarità che sfocia nell'assurdo e soprattutto sfocia nella perdita di concretezza della serie, o meglio nel fatto che il lettore si predispone verso un finale di serie fiacco perché veramente si arriva al super assurdo, vediamo invece che la serie si riprende alla grande con lo scontro epico per eccellenza, quello che ogni shonen ci mette davanti o predispone il lettore, ovvero lo scontro per eccellenza di tutta la serie di Naruto, ovvero Naruto contro Sasuke. Questo è lo scontro davvero più bello che si può vedere in tutta la serie. È uno scontro che non è basato sui jutsu, sulle super mega tecniche, su tutto ciò che di spettacolare abbiamo visto fino a quel momento, ma è uno scontro tra due persone che hanno raggiunto una propria concretezza, che hanno delle convinzioni e che le portano avanti fino alla fine, tra due personaggi finalmente maturi e consapevoli di se stessi. Naruto arriva a questo scontro avendo acquisito una consapevolezza di sé eccezionale, nonostante la forza che è riuscito ad ottenere fino a questo momento, nonostante tutte le tecniche che gli sono state insegnate, nonostante il supporto di Kurama e di tutte le bestie sacre, nonostante tutto questo, Naruto non è altezzoso e soprattutto lui ha la consapevolezza di vincere lo scontro contro Sasuke non in virtù di tutto ciò che ha imparato e di tutto ciò che ha acquisito, della forza del chakra e delle tecniche. Non è il ninja che vincerà Sasuke, ma è Naruto e ciò che crede Naruto, l'amicizia che ha Naruto, che vincerà lo scontro e che porterà finalmente Sasuke di nuovo al villaggio della foglia. Sasuke, d'altro canto, invece affronterà lo scontro guardando Naruto non come il rivale da abbattere perché ha la forza per contrastarlo e quant'altro. Non è principalmente questo, è perché Naruto rappresenta il vero e unico amico di Sasuke ed è l'ostacolo più grande che può minare le sue intenzioni.
entrambi vogliono diventare Hokage, entrambi hanno una filosofia ed un modo di concepire l'Hokage diverso. L'uno vuole far sì che l'Hokage sia la forza positiva del mondo, che sia un esempio su tutti. L'altro, Sasuke, ritiene invece che l'Hokage debba essere l'obiettivo dell'odio del mondo e debba essere colui che deve stare al di sopra degli altri, imporre la propria forza e la propria paura affinché gli altri non abbiano la necessità e la forza morale e spirituale per poter pugnalare gli altri alle spalle e che, quindi creare un'unità fondata sull'odio, fondata sul nemico più grande. Queste due filosofie andranno a scontrarsi, queste due filosofie vedranno una degna conclusione e vediamo quindi veramente, vediamo veramente una conclusione di serie eccezionale, che arriva quindi nel suo finale naturale al capitolo 699 del manga. Per chi invece, giustamente, è a conoscenza del fatto che la serie è composta di 700 capitoli, allora diamo questo avvertimento. Se siete lettori che siete entrati nel mondo di Naruto sin dall'inizio e che vi siete appassionati alle vicende dei ninja del villaggio di Konoha e non solo, se siete affezionati a questa serie per tutto ciò che è stato in grado di raccontarvi, per l'epicità, per i sentimenti, la forza, la veridicità che in tanti modi Kishimoto è riuscita a mettere su carta, per la forza dei valori espressi, per l'empatia che potrete provare con i personaggi, allora fermatevi al capitolo 699. Se invece siete lettori estemporanei della serie, se siete abituati se avete una considerazione della serie così molto leggera, se avete seguito qualche episodio della serie che volete vedere cosa succede ai personaggi per una conoscenza del tutto personale, non per forza intima della serie, beh, allora potete anche leggere il capitolo 700. Ciò che invece pensiamo del capitolo 700 è qualcosa di completamente diverso rispetto al finale epico e alla conclusione naturale del capitolo 699. Questo perché tutto ciò che viene narrato fino al capitolo 699 ha un senso ed è degna di essere ricordata e soprattutto diffusa. Per quanto riguarda il capitolo 700, invece, è una completa, totale forzatura. Come se una realtà dei fatti, che poteva essere sicuramente, poteva far parte sicuramente della mente di qualsiasi lettore di Naruto, sia invece dovuta essere per forza palesata sulla carta. E questa è un'opinione che condividiamo tutti quanti noi dello staff di animemanga.it, non soltanto il vostro amico Akumetsu. Quindi è qualcosa di veramente forse troppo smielato. Personaggi che non sono assolutamente mai entrati in contatto, ritrovare ad essere sposati, ma soprattutto, e quindi scusateci per gli eventuali spoiler. Vediamo ad esempio Naruto che si sposa con Hinata e che ha un figlio identico a lui e l'altro identico a Hinata, addirittura con gli stessi caratteri. Vediamo Sasuke unito con Sakura quando nel capitolo 699 Sasuke era andato in giro per il mondo per chissà quale motivo, cioè per motivi suoi anche degni. Ino che si sposa con Sai. Veramente vediamo cose troppo assurde, allucinanti e spiattellate lì senza alcun motivo. Questo è il finale per un lettore che non è abituato alla serie, per chi ha una conoscenza sommaria dei personaggi e della storia e che vuole entrare, vuole sapere cosa è successo ai personaggi. Poteva essere tranquillamente uno spin-off, poteva essere tranquillamente presentato come un capitolo che va al di là della serie e che non concluda la serie, perché veramente lascia un brutto ricordo della serie. Il capitolo 700, quindi veramente vi consigliamo di leggere la serie fino al capitolo 699 se siete abituati ad avere un impatto con la serie, ad essere appassionati delle vicende, delle trame, dei segreti, degli scontri avvenuti in Naruto, perché veramente il capitolo 700 rappresenta forse tutto quello che di peggio poteva accadere, non per ciò che è accaduto, ma per come è accaduto e per come è stato rappresentato. Riteniamo anche che forse un'ipotesi che abbiamo potuto fare
è che in definitiva il capitolo 700 sia forse il frutto di una forzatura fatta a Kishimoto da parte degli autori, degli editori, dell'editore della Shueisha, che forse per soddisfare, diciamo, i più sentimentali tra i lettori della serie ha quindi portato alla creazione di un capitolo così tutto amore, tutto felicità, tutto senza senso, ma che in definitiva porta ad una serie che non ha non ha nella concretezza e nell'epicità il suo punto di forza. In conclusione, amici, veramente riteniamo il finale della serie, considerata quindi fino al capitolo 699, un finale eccezionale e stupendo, che porta Naruto ad essere uno dei manga più belli in assoluto sotto il punto di vista narrativo, sotto il punto di vista dei personaggi, per l'empatia, per il modo in cui la trama è riuscita ad essere sempre avvincente e convincente, nel modo in cui Kishimoto è riuscito a rappresentare un mondo, che per quanto possa essere lontano da noi, in realtà è vicino a noi, perché è fatto di sentimenti, di valori, di trame e sottotrame, di segreti, di coni d'ombra, di punti oscuri, ma soprattutto fatto di sentimenti e di personaggi creati veramente così bene, così forti da essere reali, da essere forse personaggi della porta accanto o personaggi ai quali ispirarci quotidianamente per poter andare avanti nella vita di tutti i giorni. Come sempre, amici, speriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto, che vi abbia fornito ulteriori spunti di riflessione o che semplicemente abbia confermato ciò che avete letto e avete pensato di Naruto. Vi invitiamo a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto commentando a partire da questo video e tutti gli altri presenti sul nostro canale e soprattutto sul nostro portale www.animemanga.it, dove potrete darci le vostre considerazioni sulle news, sugli articoli, soprattutto che pubblichiamo quotidianamente e che potete seguire anche attraverso il nostro account Twitter e la nostra pagina Facebook. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.